me l'ha letto anch'io, grazie, vi ho detto qua perché mi serve tutta. Allora, in questo intervento cerco assolutamente di stare nei tempi, io prendo una prospettiva della giustizia, si è parlato della necessità di interdisciplinarietà e quindi questa prendo. Giustizia in primo luogo chiede di giustificare verso terzi le diverse posizioni che abbiamo, le diverse politiche che vogliamo difendere. E io non anticipo subito la tesi che cercherò di argomentare, non riesco a trovare alcuna giustificazione etica per fondi sia integrativi sia sostitutivi e cercherò di argomentare questo. Innanzitutto, quali sono gli elementi preoccupanti dei fondi? Non soltanto evidentemente il fatto che una parte della popolazione di tasca propria possa tranquillamente acquistare una protezione privata. Ricordo che in Canada negli anni 60 questo era vietato per legge per quanto riguardava le prestazioni sostitutive, perché si diceva che anche se non c'era agevolazione fiscale, semplicemente aderire a un'assicurazione che mi permetteva di bypassare il Servizio Sanitario Nazionale l'avrebbe dequalificato. Non vado così, non sono così estremista, penso che col nostro denaro tipicamente possiamo fare quello che vogliamo, però quando c'è un'agevolazione fiscale la questione cambia. In secondo luogo, come già ricordava Piperno, noi non dobbiamo occuparci soltanto dei fondi che conoscevamo fino a qualche anno fa, dobbiamo occuparci del gigantesco sviluppo che sta registrando la detassazione dei premi di produttività. Come voi sapete, negli ultimi 2-3 anni questa detassazione è cresciuta moltissimo, nel senso che è aumentata la platea dei soggetti coinvolti. In che senso? Nel senso che adesso tutti i lavoratori che hanno un premio di produttività fino a uno stipendio di una retribuzione di 80.000 euro, prima era soltanto 50.000, e fino a 4.000 euro l'anno, possono non pagare alcunché se questo incremento di produttività, anziché essere passato delle tremantiche, se questo incremento è appunto legato alla produttività, può essere usato per acquistare welfare. E dalla ricerca che Pavolini sta curando, che ha finito di curare la CGIL, la quale ancora coinvolta e alla quale faceva riferimento Piperno, quello che noi vediamo è che negli ultimi 2-3 anni c'è stato un campione abbastanza grande di imprese che abbiamo considerato oltre 2.400, quello che noi vediamo è un gigantesco incremento anche nelle imprese con più di 50 dipendenti del ricorso a questa forma. Allora, perché questo mi preoccupa? Perché lo penso in questo? Beh, innanzitutto perché questo è un serio costo. In che senso? Non abbiamo soltanto un costo in termini di minore IRES, diciamo la spesa per i fondi si poteva scaricare dall'imposta sul reddito d'impresa, ma abbiamo sia molto meno IRPEF e oltretutto anche meno contributi previdenziali, perché questa parte che è premio di produttività non paga contributi e già con le difficoltà perché si è messo, anche questo è un problema non da poco. Quindi c'è un grosso costo, il costo esiste. Giustamente la parola inglese tax expenditure ci dà quest'idea, le agevolazioni fiscali sono una spesa pubblica. Ezio Vanoni già negli anni 50 invece diceva in Italia un'agevolazione non si nega a nessuno, come dire, si tende a sottolineare di più l'elemento del sussidio e quindi una cosa positiva, senza pensare che a fronte di quel sussidio di beneficio per alcuni c'è qualcun altro che paga. Quindi a me quello che preoccupa di questo, diciamo, di questa del sostegno ai fondi ha la dimensione di agevolazione fiscale sulla quale mi concentrerò di più. E poi c'è un'altra che mi preoccupa ugualmente molto, ma forse un po' più periferica rispetto alla discussione di oggi, ma che penso che come paese ce ne dovremmo occupare, che ha a che fare con l'idea che i lavoratori possono scambiare salario con welfare, quando invece la prima responsabilità di un imprenditore è quella di pagare un salario e poi dopo welfare si vede. Quindi sono questi due elementi che mi sembrano preoccupanti. Mi concentrerò però sull'elemento agevolazioni e dirò soltanto qualche cosa alla fine su questo scambio infausto in IPO tra salario e welfare. Allora, perché le agevolazioni, questo costo? Perché queste agevolazioni e questo costo per il bilancio pubblico è fonte di iniquità e quindi non giustificato? E innanzitutto ci sono, questo è abbastanza evidente, iniquità di tipo verticale. Ferdinando De Nicola ha messo in evidenza come le agevolazioni, quelle legate alla detrazione del 19%, sono fruite soprattutto dal punto più ricco della popolazione. Ovviamente, cioè quindi più o meno il dato è metà di tutta la spesa per le detrazioni
non è che si spalma su tutta la popolazione, anche quella al 19%, ma metà di quella spesa va tutta a favore del quinto più ricco della popolazione. E già la detrazione al 19% è la forma meno iniqua di agevolazione, perché? Perché è una proporzione, un'aliquota fissa per tutti quanti, quindi si scaricano le spese al 19% per tutti. Il premio di produttività e la trasformazione del premio di produttività in benefit di tipo sanitario, quindi in fondi sanitari e sanità integrativa, chiamiamola cioè integrativa, anche se tenissimo il termine non è perfetto, crea delle inequità ulteriori. Perché? Perché io sostanzialmente detasso l'IRPEF. E cosa vuol dire? Vuol dire che 4.000 euro di detassazione a cui io posso avere diritto come lavoratrice che guadagna diciamo a 80.000 euro, quindi sono alle limite, mi valgono 1.720 euro di risparmio fiscale, perché la mia aliquota marginale è il 43%. Se invece io sono un lavoratore con un reddito molto più basso, pensiamo a quello che ha il 23%, questa stessa cifra mi vale 920 di risparmio. Quindi abbiamo già una iniquità di tipo verticale fra soggetti, perché il guadagno è molto maggiore per chi si trova ad essere più ricco. Tipicamente questo si chiama regressività del finanziamento. Ci sono poi iniquità orizzontali. Perché? Perché evidentemente abbiamo iniquità tra persone nella stessa posizione, mentre prima parlavo del ricco guadagna di più e il povero di meno, adesso sì, persone che sono più o meno nelle stesse condizioni si trovano a godere delle coperture molto diverse. Perché? Perché evidentemente accessibilità ai fondi, al welfare aziendale, occupazionale e così via dipende dalla dimensione dell'impresa, dalla localizzazione dell'impresa, dalle scelte imprenditoriali, dallo status contrattuale. Quindi abbiamo queste forti differenze e soprattutto dal fatto lavoro o non lavoro. Noi oggi ci riempiamo molto spesso la bocca che con la gig economy, con lo sviluppo del lavoro precario, con la differenziazione dei percorsi lavorativi e così via, abbiamo bisogno di più universalismo, perché sennò è l'unico modo per cercare di sostenere tutti quanti, e invece ci troviamo ad andare in una direzione ottocentesca nella quale invece il luogo di lavoro è quello che in molti casi mi permette di accedere a qualche cosa di più, peraltro neppure pagato dal mio datore di lavoro soltanto, che questo entra nella sua sfera della libertà di scelta, ma pagato dalla fiscalità generale, quindi a cui magari i lavoratori della gig economy contribuiscono ma che non ricevono nulla. Quindi iniquità verticali e orizzontali legate alla struttura del finanziamento. Degli effetti negativi per il Servizio Sanitario Nazionale ha parlato molto meglio di quello che potrei fare io chi mi ha preceduto. Ricordo soltanto una cosa, è che meno imposte per finanziare welfare e sanità vuol dire rendere in qualche modo, vuol dire contribuire, i fattori sono tanti, ma vuol dire contribuire a rendere endogena l'austerità. In che senso? Nel senso che siamo noi che creiamo meno risorse per il Servizio Sanitario Nazionale, perché abbiamo deciso di dare più risorse da un'altra parte. Quindi non è che ci sono limiti naturali delle risorse, ci saranno sicuramente problemi seri a cui faceva riferimento Aldo Piperno, però anche noi facciamo la nostra parte con le politiche tributarie, con le mancate politiche tributarie e fiscali. E quindi effetti negativi, e poi anche l'altro effetto negativo per l'SSN non è soltanto meno soldi che vanno all'SSN, ma anche indebolimento della voce, perché è chiaro che quando noi abbiamo i due meccanismi classici per esprimere protesta sono la voce e l'uscita, se noi abbiamo, e se i lavoratori sempre di più hanno la voce dell'uscita, è chiaro che chi resta avrà meno voce per poter difendere un servizio sanitario di qualità. E questo è un altro effetto negativo per il Servizio Sanitario Nazionale. Dei problemi dell'inefficienza del privato, si è già parlato anche prima con riferimento alla domanda indotta e così via, vorrei soltanto aggiungerne due. Uno ha a che fare con lo sviluppo delle piattaforme, cioè ormai alcuni lavoratori pensano, magari anche i sindacati, di definire pacchetti per i lavoratori quando vanno a contrattare pacchetti di welfare sanitario e welfare di sanità in generale, ma in realtà sempre più l'organizzazione del pacchetto di cure è fatto da organizzazioni che sono specializzate in questo settore, che hanno poco a che fare con la libertà di scelta degli aderenti al fondo stesso. Una posizione di questo tipo può sembrare molto drastica. Allora, vuol dire che se io vedo tutti questi aspetti negativi
in termini di iniquità orizzontali, verticali, rischi di peggioramento per il sistema sanitario nazionale, inefficienze comunque anche del privato, quindi perdite di benessere per gli stessi iscritti e fondi. Vuol dire che le agevolazioni fiscali in generale non hanno mai una giustificazione. Questo io non lo credo, penso che sarebbe sbagliato crederlo, ma qual è la ragione di fondo per un'agevolazione fiscale? La ragione di fondo per un'agevolazione fiscale, quella che almeno si studia, quella per la quale, è quella che ci sia un beneficio per la collettività. Un classico esempio di, ma si fa riferimento a cosiddetto un effetto esterno positivo. Perché si sussidia l'educazione in molti paesi dove l'educazione, dove l'istruzione superiore non è pubblica? Perché si pensa ragionevolmente che l'istruzione ha dei effetti benefici per tutti quanti. Perché per certi versi questo si può anche sussidiare delle politiche di formazione, diciamo sussidiare l'imprenditore per svolgere politiche di formazione per i propri lavoratori. Anche qua ci potrebbe essere un ragionamento in termini di effetti esterni positivi. Perché? Perché siccome il lavoratore che viene formato in un'azienda se ne può andare da quell'azienda, quindi può in qualche modo portare il proprio beneficio in altre parti del paese, vogliamo che l'imprenditore che cosa farebbe? Sa che può, che il suo lavoratore se ne potrebbe andare, e il rischio è quello di un sottoinvestimento in formazione, con effetti negativi per tutti. E quindi per cercare di compensare questa situazione è ragionevole sussidiare. Ci sono casi come ad esempio, non so, politiche di conciliazione o asili nido anche aziendali. In questi casi non si vedono degli elementi di particolare peggioramento per il resto della popolazione, anzi c'è una facilitazione per le donne che lavorano, per le donne perché tipicamente i figli restano a carico delle donne, ma comunque per i genitori di questi figli, e al tempo stesso questi asili possono essere aperti a tutti. Quindi non è quello che io faccio una rispetto alla sanità, una valutazione che si basa su una critica generalizzata alle agevolazioni. No, le agevolazioni possono avere un senso, ma bisogna trovare un beneficio collettivo. C'è un costo per la collettività che è sopportato da tutti, e quindi bisogna essere, almeno se ci muoviamo in prospettiva di giustizia, so benissimo che c'è una marea di spese pubbliche che non rispetta questo principio, ma se ci muoviamo in una prospettiva di giustizia, e anche se mai di efficienza, è necessario che ci sia questa presenza. Io non riesco a vedere, ma voglio dire, evidentemente il dialogo è aperto, io non riesco a vedere in ambito di sanità questo effetto positivo. Non lo riesco proprio a vedere. Stavo a un convegno l'altro giorno dove c'erano diversi rappresentanti dei sindacati, e capisco la posizione dei sindacalisti, perché quando tu ti trovi a dover andare a contrattare sai benissimo che è così complicato per un incremento di salario per i tuoi dipendenti, e che se lo prendi sotto 4.000 euro quelli si portano a casa 4.000 euro anziché essere tassati, e noi sappiamo che la tassazione in particolare sui redditi bassi è così elevata nel nostro paese. Capisco che difendono anche la sanità integrativa, lo capisco, penso che sono in posizione complicata, però in sanità io francamente non riesco a vedere nessuna giustificazione di quelle che loro ponevano. Ad esempio si diceva i fondi possono servire perché i fondi aiutano a portare risorse dentro il pubblico, e attraverso questa via si possono fare più assunzioni. Ma se è necessario fare più assunzioni, mi sembra che una via ci sia ed è più diretta, quella di bloccare il turnover, che come si è verificato in tutti questi ultimi periodi. Ancora due cose, se c'è ancora un po' di tempo, adesso c'è ancora un minuto, quindi più di 2 minuti degli altri, ancora tre minuti. Un'altra indicazione che ci viene data è: abbiamo tanti settori che non sono coperti, abbiamo un vincolo delle risorse oggi, e potremmo utilizzare la sanità integrativa come un primo pezzo. Alcuni fanno, incominciamo così e poi dopo si estenderà, ad esempio la non autosufficienza. Noi abbiamo chiari buchi nei servizi per la non autosufficienza, e si dice incominciamo con sostenere l'utilizzo della sanità integrativa anche con
l'autosufficienza così espanderà. Ecco, anche rispetto a questa giustificazione, personalmente io vedo alcuni problemi. E quali sono i problemi? Uno, un dato empirico abbastanza fattuale. Se noi andiamo a vedere quanto viene speso per la non autosufficienza, 4,4% per i fondi, se noi andiamo a vedere, i fondi spendono pochissimo per la non autosufficienza, per le ragioni ovvie, fare seriamente la non autosufficienza è molto costoso, e con quelle cifre assolutamente risibili di 100-150 euro per alcuni, che non si sa, tra l'altro c'è anche il rischio che quei fondi falliscano e che ci dobbiamo sobbarcare le perdite stesse dei fondi. Però qual è il problema più forte? Il problema più forte è che quando si inizia, questo lo vediamo molto in altri paesi, con un sistema misto, poi si creano dei gruppi di interesse molto molto forti che nel tempo renderanno sempre più complicata la trasformazione in via universalistica di quella prestazione. Cioè a dire, se io incomincio a, come dire, a difendere in maniera apparentemente progressiva l'uso dei fondi, perché ricominciamo quantomeno ad entrare in questi settori dove noi siamo come Servizio Sanitario Nazionale scoperti, comunque un sistema di welfare scoperti, il rischio che poi dopo, una volta che questi attori privati sempre più forti, che poi ormai operano in un mondo globale dove sono anche parte di organizzazioni transnazionali forti, restano lì, e poi quando noi volessimo trasformare in senso effettivamente universalistico la, non, diciamo, il contrasto alla non autosufficienza, siamo di fatto impediti, lo stesso può valere anche per l'autodontochiatria e per altri campi. E quindi diciamo, al momento, cioè, a me sembra veramente complicato trovare delle ragioni collettive che possano, come dire, sostenere da un punto di vista equitativo la difesa di questi fondi. Ci costano, sono finanziati in modo iniquo, creano iniquità fra lavoratori e fra chi lavora e non lavora, rischiano di rendere meno forte l'SSN, cioè non riesco a trovare una qualche sinergia positiva. Che non vuol dire che non ci possano essere nel futuro. Capisco anche il punto di Piperno che dice, vabbè, abbiamo dei limiti di finanza pubblica forti e quindi bisogni crescenti, eccetera. Però probabilmente la via magari è quella di ragionare più come collettività su quello che ci possiamo permettere, quello che vogliamo permetterci tutti quanti, ma tutti quanti sempre sulla base di una prospettiva universalistica, e utilizzare la leva privata per dare soltanto ad alcuni, non ad altri, a me sembra errato. Ultimo per due punti, e faccio velocissime su questi. Queste mie considerazioni mi portano ad avere una posizione critica nei confronti sia dei fondi sanitari integrativi, sia dei fondi sanitari sostitutivi. Perché il mio punto di fondo è che se ci sono soldi nostri che vanno a finanziare qualche cosa che non ha, diciamo, che dà a qualcuno qualche cosa in più in un campo che non fa a che fare con i diritti, perché sono i diritti sanitari, e agli altri no, a me sembra che ci sia un problema di iniquità di fondo, e quindi avrei una posizione un po' più radicale di quella scritta nel vostro documento, dove si differenzia tra fondi sostitutivi e fondi integrativi. L'altra cosa, lo so benissimo che su questo non posso parlare, però secondo me è un vero problema per il nostro paese, in particolare se lo vediamo nella prospettiva degli ultimi 20 anni, noi in Italia abbiamo un problema fortissimo, più forte ancora che negli altri paesi, di peggioramento dei salari del 50% più basso della popolazione. Lo si vede radicalmente, dagli anni 90 in poi, e con la crisi ancora chi ha perso di più sono i lavoratori più poveri. Se noi pensiamo che anche laddove c'è un incremento di produttività, questo incremento di produttività deve essere pagato, come capita con i premi di produttività, deve essere pagato dalla collettività, e non deve essere invece qualcosa che in qualche modo favorisce l'impresa. Se io ho un guadagno di produttività, vuol dire che quell'impresa ieri guadagnava 100, oggi guadagna più di 100, facciamo 120. Questo guadagno è quello che muove l'impresa, la ragione dell'impresa, e va diviso tra lavoratori e imprenditori. Non vedo perché ci deve essere la collettività che aiuta per fare una cosa che, diciamo, per sostenere una ripartizione di valore aggiunto.
appunto, che dovrebbe invece riguardare soltanto i soggetti all'interno dell'impresa. L'investimento pubblico per la produttività dovrebbe riguardare di nuovo interventi generali, infrastrutture, in primis, formazione e così via, ma non, diciamo, pagare noi in parte il salario dei dipendenti quando ci abbiamo